Osimhen non farà parte dunque della Nigeria che parteciperà alla Coppa d'Africa, è stato escluso dai convocati, appena potrà tornerà a Napoli per i controlli di routine. Buon pomeriggio gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati all'ultimo giorno dell'anno 2021, sono le 13:08 minuti primi, questo è Marte Sport Live, voce ai protagonisti, chi vi parla è Gianluca Gifuni con Mario Palligiano in regia, saremo con voi sino alle 14, questo è l'ultimo appuntamento dell'anno 2021 con lo sport e il calcio di Radio Marte, poi ci ritroveremo domani il primo dell'anno dalle 12 alle 14 con Marte Sport Show con Peppe Iannicelli con tutte le notizie, ovviamente l'apertura del nuovo anno, e noi con gli appuntamenti quotidiani invece torneremo regolarmente lunedì dalle 12 alle 14 e poi dalle 19 alle 20. Dunque una buona notizia perché Osimhen che è positivo al Covid, dunque in quarantena, in isolamento in questo momento in Nigeria, è stato escluso o si è autoescluso, comunque non fa più parte dei convocati della Nigeria per la Coppa d'Africa e quindi non parteciperà alla competizione internazionale. Questo cosa significa? Significa che il calciatore, quando si sarà negativizzato dal Covid, potrà tornare a Napoli, mettersi a disposizione dello staff sanitario azzurro e del professor Tartaro che il 23 di novembre lo ha operato allo zigomo e al viso per i controlli di routine, e poi potrà allenarsi con il Napoli, magari tornando in campo dopo il 23 gennaio, quando sarà scoccato il 60° giorno dall'intervento chirurgico. Questo significa che Osimhen potrà stare tranquillo, sereno, ad allenarsi, a recuperare anche la condizione fisica migliore per gli appuntamenti di fine gennaio, di inizio febbraio, per Napoli-Inter del 13 febbraio, per Barcellona-Napoli del 17 febbraio e per Napoli-Barcellona del 24 febbraio e poi per tutte le altre partite. Bene, sembra poter finire bene questa lunga telenovela che va avanti ormai da settimane. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Oggi il Napoli, dopo aver ripreso ieri gli allenamenti a Castelvolturno dopo una settimana di stop, con Elmas che è tornato positivo al Covid e lo è insieme a Lozano, mentre sono guariti Fabian e Insigne. Bene, oggi anche Fabian e Insigne saranno agli ordini di Spalletti per l'ultimo allenamento dell'anno 2021 in vista di Juventus-Napoli che si giocherà regolarmente il 6 di gennaio per la partita numero 1 del girone di ritorno del campionato 2021-2022. Adesso è il momento, però, come ogni venerdì, è il momento di stare attenti a dove mettiamo i piedi, perché arriva lui, il trappolaro per eccellenza. Avete capito chi è? Sì, avete capito chi è? Lo chiedo anche a Mario Palligiano, hai capito chi è? È questo. I Trappolari, il filo diretto con Gianni Di Marzio. 0816363 per intervenire in diretta. Caro Gianni, buon pomeriggio. Ciao Gianluca, anche all'ultimo dell'anno onestamente continui ancora con questo trappolaro. Tanto la scuola dei trappolari è Radio Marte. Tra tu, Alessandro, San Natale, Pasquale, Saverio, non si capisci più niente. Tutte trappole in continuazione. Chi è sto Saverio? Oggi. Chi è questo Saverio? Palligiano lo conosci Saverio? No, non lo conosce neanche Mario Palligiano Saverio. Chi è Saverio? Tu non me l'hai presentato, Saverio. Io ho un amico a Catanzaro, Saverio, però non so se è lo stesso, ma penso di no. Senti Saverio, Gianni, ti saluto, lascialo perdere a Gianluca. Gianni, allora, in attesa delle telefonate allo 0816363 per gli interventi in diretta, ti chiedo, sembra finire bene questa lunga telenovela che ha riguardato Osimhen, che è positivo al Covid, quindi in isolamento, però non parteciperà alla Coppa d'Africa con la Nigeria, è uscito dalla lista dei convocati ed è stato sostituito, quindi appena potrà, dopo la negatività al Covid, potrà tornare a Napoli per i controlli e poi per allenarsi con la squadra. Esatto, battute a parte, perché a noi ci piace ogni tanto fare anche un po' di cinema. Detto questo, a me anche questa gestione di Osimhen non è che mi sia piaciuta più di tanto. Come al solito, e dico come al solito, lo sottolineo, onestamente è stata proprio una, secondo me, una gestione, diciamo, anche irreale. Perché questo giocatore è andato già, ci siamo dimenticati quando è andato infortunato con Gattuso in Nigeria e ha continuato ancora a fare problemi che non doveva andare. È rimasto per 3 mesi, 4 mesi. Allora, detto questo, scusate, ma io ho avuto questo tipo di incidente anch'io, in un incidente stradale. Vero, vero. Naso, osso orbitale zigomale, ero un mostro. Ma scusate, io mi sono operato al numero uno al mondo, che è la scuola di Lubiana, professore Curioni, di Vicenza. Un giorno in più, un giorno in meno, il giocatore non doveva partire. Doveva fare prima la visita a Napoli e poi andava.
questo l'ho capito. Adesso andiamo a vedere i tempi, i giorni, se può rientrare, quarantena, non quarantena, se può giocare con la Juventus, non può giocare con la Juventus. Ma scusate, ma perché non bisogna fare cose fatte bene, con un minimo di organizzazione fatta bene, un'organizzazione fatta da grande club come il Napoli? Non lo so, per me non è stata gestita nella maniera corretta, punto e a capo. Senti Gianni, questo Axel Tuanzebe, di proprietà del Manchester United, che gioca nell'Aston Villa, 24 anni, naturalizzato inglese, lui è congolese però è naturalizzato inglese, quindi è un nazionale inglese, non parteciperà alla Coppa d'Africa. Il Napoli pare abbia messo gli occhi su di lui, è centrale, piede destro, può giocare da centrale destro e sinistro ma anche da terzino destro, che ne pensi? Axel Tuanzebe. Ma questi sono giocatori che il Napoli vuole prendere in prestito e basta. Il Napoli non è che va a comprare un giocatore come per esempio sta facendo il Milan, come ha fatto l'Atalanta, che vogliono rinforzare la loro posizione di classifica. Questo il Napoli va a cercare quello proprio che serve, lo vogliamo, lo devi dare in prestito e poi lo riscattiamo. Hai capito? Poi a fare la campagna acquisti, come è stato successo, come siamo stati onestamente bravi, sono stati bravi e anche fortunati a trovare un giocatore importante in un momento importante della sua carriera, che la squadra era retrocessa e salirà anche quest'anno, vincerà il campionato di Serie B inglese, la Championship, alla Premier, e non voleva giocare in Champions e aveva giocato 40 partite a Villarreal. Quindi voglio dire, va cercando l'occasione giusta per non trovare, ma devi trovare il giocatore importante. Questo Tuanzebe lo conosci Gianni, Tuanzebe? Io no. Un giocatore forte fisicamente, di testa, anticipa, ma tatticamente non è un giocatore che in Italia si adegua subito. I giocatori inglesi fanno box in the box, hai capito? Non sanno molto. Guarda, stamattina parlavo proprio con Claudio Ranieri, che domani gioca contro Antonio Conte, Watford, Tottenham, è una partita veramente tra amici, ma è una partita importante per tutti e due. Tottenham per andare in Champions, e Claudio per salvarsi, ecco, e mi diceva proprio questo. Infatti io ho detto: Claudio, ma scusi, ma la fase difensiva, ma ti rendi conto con il West Ham come non sei riuscito a marcare degli attaccanti in area di rigore? Dormono e dice: mister, che devo fare? Io glielo dico 3, 4, 5 volte, ma non ci stanno con la testa. Questi giocano sempre all'attacco. Quindi sono giocatori, gli inglesi, a livello difensivo devi trovare proprio il giocatore giusto. Altrimenti, perché anche Isaac è venuto pure lui dall'Inghilterra, devo dire che se l'è cavata bene subito, sin da subito. Ma come centrocampista, non come difensore. È vero. La mentalità è completamente diversa. Gianni al telefono, buon pomeriggio. Poi buongiorno a Luca e buongiorno a mister Gianni Di Marzio. Speriamo che in cammino inizieremo un anno 22 benissimo. No, niente, io volevo soltanto un piccolo parere, se mi può dare la risposta e se lei è d'accordo con me. Si sta facendo tanto chiacchierare sull'addio di Insigne dalla squadra di Napoli, e che non c'è stata una... Vai, la domanda, tanto che li conosciamo la cronistoria. La domanda è questa, lei è, che parere mi dà nella mia domanda? Io sono contento al 50% perché Insigne da professionista ha mancato di rispetto l'anno scorso verso i tifosi che vanno allo stadio pagando il biglietto, dedicandoci l'ultima partita e non premiandoci di andare in Coppa. E perché è colpa di Insigne, scusami? Non ha giocato Gianluca, non ha giocato. Ho capito, Insigne, ma mica possiamo dare responsabilità tutti a Insigne di quella partita. Insigne e gli altri giocatori. E allora l'ultimo baluardo è Insigne, e dovrebbe, secondo la società, lasciare il Napoli e giocando sull'ingaggio. Glielo vuol dare di meno per far sì che Insigne dica di no. Però mi è dispiaciuto anche del comportamento di Insigne e gli altri giocatori verso il Napoli. Va bene Gianni, grazie, tutto chiaro, auguri di buon 2022 a te famiglia. Gianni Di Marzio, facciamo così, noi andiamo in pubblicità, per questa risposta aspettiamo dopo la pubblicità e poi ti salutiamo e ci facciamo gli auguri, va bene? Ciao, grande. A tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Marte Sport Live, voce ai protagonisti, ultimo appuntamento dell'anno 2021 con Mario Palligiano in regia.
E Gianni Di Marzio con noi. Gianni, buon pomeriggio. Oggi Gianluca, eccoci, scappare all'ultimo dell'anno. Allora, Insigne, la situazione Insigne. La prossima settimana verranno anche gli emissari del Toronto per formalizzare questa offerta. Diciamoci la verità, c'è stato un chiacchiericcio inevitabile, dico io, su Insigne, anche sulle cifre che noi non conosciamo precisamente. Però si parla di 11 milioni lordi all'anno più 4,5 di bonus, sono 15 milioni e mezzo con un contratto quinquennale. Anche se non fossero lordi, se fossero netti, sarebbero 7 milioni e 8 milioni circa, quindi più del doppio di quello che guadagnerebbe a Napoli, ma soprattutto con un contratto quinquennale di 5 anni che nessuno in Europa e in Italia gli farebbe, né tantomeno il Napoli. Quindi non si potrebbe biasimare Insigne per la scelta economico-finanziaria. Voglio capire qual è la situazione dal punto di vista di un grande esperto come Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente. Un giocatore di 30 anni che è stato campione d'Europa, che ha fatto assist, che ha fatto gol, al di là che è napoletano o meno, ma capitano di una squadra, non lo puoi portare in scadenza. Insigne andava a farsi il contratto, ma già a giugno scorso, a maggio scorso, a febbraio scorso, non lo puoi portare in scadenza, tra virgolette, se tu lo vuoi tenere. Evidentemente il Napoli non lo vuole tenere, questa discussione è questa, perché se tu guadagni una cifra X, guadagni 10, è quello dell'offro 8, invece di trovare una cifra, tra virgolette, che possa essere confacente per entrambi le parti, perché gli affari si fanno in due, ecco, evidentemente il Napoli non lo vuole tenere, la verità è questa qua. Fa bene Insigne. Ho concluso, aspetta, o perché è stato il capitano di quel famoso ammutinamento, o per motivi tecnici, o per motivi comportamentali, cose che non ci stanno, perché mi risulta che è un ragazzo serio, si è sempre comportato molto bene. A questo punto il giocatore che cosa deve fare? A prescindere dal fatto che dicono ufficialmente il suo entourage che il contratto, queste cifre sono nette, hanno smentito il lordo. Certo. Perché l'ordine è un minimo. Quindi parliamo di 55 milioni, scusatemi, no, 15, sono 60, 75 milioni bonus compresi, più di 75 milioni in 5 anni, netti. È un babbo, 30 anni, è giovane, è bello che il calcio, è una sconfitta per il calcio italiano, per quello che mi riguarda. Che poi il giocatore vuole andare a fare una vita diversa, l'educazione per i figli impareranno l'inglese, si porterà 2-3 persone di famiglia dietro. Farà un campionato che non è il campionato vostro, naturalmente, ma siamo un campionato forte, siamo attenti, non è un campionato da buttare via. E tutto questo si salva per tutta la sua vita, la vita sua, dei suoi figli e dei figli dei suoi figli. Certo. Perché con quelli che guadagna, se li investe bene, cambiano le due generazioni. È certo. Tutto chiaro, Gianni. È tutto chiaro. Senti, come meglio e peggio dell'anno, noi come meglio, almeno io ho individuato il 13 febbraio scorso Napoli-Juventus con Gattuso 1-0, gol di Insigne sul rigore, e Napoli-Lazio del 28 novembre scorso con Spalletti in panchina, il 4-0 contro Sarri con un Mertens stratosferico. Però come peggio invece dell'anno solare 2021, senti un po' che cosa abbiamo individuato, voglio capire se sei d'accordo. Senti come peggio dell'anno che cosa abbiamo individuato. Senti. Attenzione, il Napoli sblocca la partita, l'ora esatta di gioco, quarto d'ora della ripresa, Napoli 1, Verona 0, gol dell'ex Rachmani, Napoli 1, Verona 0, Torino. Grazie, linea ancora Napoli. E c'è il pareggio del Verona al 23esimo, Napoli 1, Verona 1. Il gol, il capitano Faraoni, 20 secondi alla termine, davvero grande emozione, battuta una punizione, palla in aria, rimane in attacco il Napoli, contro cross, palla al centro, colpo di testa, palla che termina di pochissimo al lato e finisce qua, il Napoli è fuori dalla Champions League, Napoli 1, Verona 1. Gianni, 23 maggio 2021 è sicuramente, calcisticamente parlando, il momento peggiore dell'anno solare per il Napoli. Sì, mi è stata una sconfitta, guarda, quella lì che io non l'ho mai accettata, ma non l'ho accettato, non solo da napoletano, non l'ho mai voluto accettare proprio da sportivo, capito? Perché non mi sembra logico una squadra che non aveva niente a che vedere con la classifica. Era venuto quasi a farsi, non dico una passeggiata, ma a vedere Napoli. E noi non abbiamo proprio giocato, non uno sì e uno no. Ci hanno giocato in tre, in quattro, nessuno, neppure quelli che sono entrati in campo dopo. Abbiamo perso 40 milioni e abbiamo perso la Champions League, come l'avevamo perso l'anno precedente.
è una sconfitta che per me mi rimane proprio, ti dico la verità, proprio ancora qua, vedi, all'ultima della notte lo devo buttare giù dal balcone. La buttiamo dal balcone, giusto, e quello che butteremo dal balcone sarà proprio quello che abbiamo appena ascoltato. Gianni, ti salutiamo. Questo amico ti chiede, è curioso di sapere che tipo di fuochi d'artificio sparerai stasera. Gianni, io non sparo nessun fuoco d'artificio perché mi sembra giusto mantenere le regole. Bravo. A Napoli è vietato, eh? A Napoli Manfredi, il sindaco, ha vietato la vendita e lo sparo dei fuochi d'artificio fino a domani alla mezzanotte di domani, quindi... Allora, a me me l'ha vietata mia moglie e mio figlio. Ecco. E quindi sono a posto. Gianni, e come trascorri invece stasera il Capodanno? Ma con Gianluca, mio figlio, mia moglie, i bambini di mio figlio, siamo insieme a casa, siamo 5-6 di noi. Ma niente di particolare. E allora auguri a tutti, a te, tua moglie, a Gianluca, ai nipoti, alla moglie di Gianluca, insomma tutta la famiglia. Gianni, un buon 2022 a tutti, davvero, che sia grande. Grazie anche a te Gianluca, alla tua famiglia e tutta la famiglia di Radio Marte. Grazie a Gianni Di Marzio, buon anno nuovo Gianni, buon anno nuovo. Nel frattempo Fernando Pero ci augura nuovo anno che sia migliore rispetto agli ultimi due, unitamente anche a Gianni Di Marzio. Noi siamo collegati adesso con insomma, un agente di calciatore, avvocato, che però si è specializzato nella solidarietà con il suo Campus 3S, di cui Radio Marte ormai è da anni, da sempre, partner ufficiale e sostegno importante. Lui è Tommaso Mandato. Tommaso, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Gianluca e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. Beh, il Campus 3S, insomma, salute, sport e solidarietà ormai è un'istituzione che che mira a crescere sempre più. C'è stata una promozione da parte dell'UNESCO nelle ultime settimane, vero? C'è stata una come possiamo definirla, una celebrazione del Campus 3S da parte dell'UNESCO, ed è stato inserito dove? Ce lo spieghi Tommaso? Sì, praticamente il progetto del Campus 3S è un progetto ormai da 10 anni in sinergia con la professoressa Anna Maria Colau e con Pasquale Riccio stiamo portando avanti. È un progetto che, come dicevi tu, si basa soprattutto sulla solidarietà e molto attinente al mondo dello sport, perché la sinergia fra lo sport e salute è fondamentale. È un progetto che è cresciuto nel tempo grazie chiaramente anche alla collaborazione con la cattedra UNESCO che è gestita qui a Napoli sulla salute e il benessere dalla professoressa Anna Maria Calao, e soprattutto grazie anche al Campus Salute, che per il quale abbiamo avuto un riconoscimento dall'ONU fra le associazioni non UNESCO, ONU perfetto, no, Nazioni Unite, fra le associazioni accreditate per quanto riguarda i servizi del terzo settore, per cui siamo enormemente fieri e speriamo, insomma, di poter, Covid permettendo, soprattutto con le restrizioni che ci sono state, allargare ancora di più quella che è la nostra fascia di azione, perché di prevenzione ce n'è bisogno tantissimo. Ecco, tecnicamente il Campus Salute ha ottenuto lo status speciale, leggevo, dalla ECOSOC dell'ONU, uno status speciale consultivo presso ECOSOC dell'ONU, è questo tecnicamente il riferimento? Sono circa 1500 associazioni nel mondo, per cui siamo davvero molto molto fieri di questo passaggio, di questo riconoscimento, e cercheremo chiaramente di onorarlo con i fatti piuttosto che con le parole. Senti, ma io stamattina in un grande gruppo creato da Tommaso Mandato, di cui mi onoro di far parte, è davvero una bella famiglia di artisti, attori, personaggi dello spettacolo, della politica, giornalisti, insomma, messo insieme dal Campus 3S di Tommaso Mandato. Questa mattina, insomma, oltre alle 3S qualcuno ne ha tirato fuori una quarta, cioè quella di Scudetto relativa al Napoli. Che facciamo 3S e mezzo da questo punto di vista? Ma tu sai che per la mia grande fede e malattia cambierei immediatamente la denominazione del gruppo. Anche se lo faresti 4S, insomma? Ah, immediatamente, se ci fosse la possibilità, per 10 anni celebreremo questo cambiamento della denominazione. Ma è chiaro che al di là di tutto, secondo me dobbiamo essere realisti, perché ci siamo più volte fatti male con le illusioni. Già quest'anno, insomma, stiamo verificando che il Napoli è partito talmente alla grande, talmente bene, che ci stava abituando in una certa maniera. Oggi stiamo pagando una serie di infortuni, una serie di difficoltà, di avversità, e quindi stiamo rientrando in quello che è l'obiettivo praticamente che ci eravamo predisposti, di rimanere quantomeno in Champions, che, come sai e come sappiamo un po' tutti, è l'infa vitale per la vita del Napoli. È vero, l'infa vitale. Beh, Tommaso, tu come te la scorrerai il Capodanno questa sera?
Ma in famiglia, chiaramente, sperando come tutti noi che questo 2022 ci porti un po' di serenità, sicuramente maggiore rispetto a quella degli ultimi due anni, ci porti soprattutto salute e che chiaramente ci sia veramente la possibilità di tornare a fare le cose normali. Sembra un augurio banale, ma è proprio così, cioè ritornare alla normalità già sarebbe un bel risultato. E sperando che chiaramente tutti guardino al di là delle privazioni, al di là di quelli che sono i divieti, per una questione di coscienza, di evitare insomma questa sera e domani soprattutto anche i fuochi, che sono una banalità e nello stesso tempo sono un segnale di inciviltà che dobbiamo cercare di cancellare davvero. E peraltro sono vietate a Napoli dalle 16 di oggi fino alla mezzanotte di domani, quindi assolutamente vietata la vendita e lo sparo dei fuochi d'artificio. Non dobbiamo dimenticare il centravanti in giacca e cravatta, il libro scritto da Tommaso Mandato, che insomma è una metafora secondo me importante, che tutti i centravanti italiani, soprattutto quelli del Napoli, diventino in giacca e cravatta, cioè che la mettano dentro la palla, ma come si deve, insomma, in maniera elegante ma proficua, ecco, efficace. Ma Giallo, io ti direi l'importante è che la mettono dentro, poi dopo l'eleganza meno ne parleremo in un'altra occasione. Chiaro, hai fatto cenno a questo libro di cui è stato veramente l'evento per me personale più importante e più bello del 2021. Sì. Del 2021, perché chiaramente mi ha dato la possibilità insomma di avere tanti riscontri affettuosi da parte di tanti amici, insomma sono molto molto contento e soddisfatto di come sta andando questo libro, mentre la cosa più brutta di questo 2022 mi accoda a quello che dicevate prima, quel benedetto 23 maggio che continua a non scendermi nemmeno a me. E penso che come tanti ci è rimasto veramente alla gola, sperando insomma che chiaramente non si ripeta più. In napoletano come si dice? C'è rimasto? Danno. Proprio così. Va bene, allora Tommaso, il Campus 3S, salute, sport e solidarietà. Non lo so, un auspicio sportivo calcistico che possa diventare, esserci la quarta S che sarà celebrata evidentemente, come ha detto Tommaso Mandato, dal Campus. Quindi se l'anno prossimo negli appuntamenti del Campus dopo maggio vedrete una quarta S nel Campus di Tommaso Mandato e di Anna Maria Colao, capirete il perché. Ma sicuramente l'augurio è quello che immediatamente a fine maggio organizziamo un grandissimo Campus 4S a Napoli, perché vuol dire che sarebbe veramente l'apoteosi. Va bene, buon anno Tommaso, a te e famiglia, al Campus 3S. Grazie a te Gianluca, a te e famiglia e a tutti gli amici di Radio Marte. E a tutti gli amici del Campus 3S, mi raccomando, salute, sport e solidarietà sono tre parole che non bisogna mai dimenticare, che sono la base, la struttura della nostra vita. Auguri di un grande 2022 a Tommaso Mandato e al Campus 3S. È arrivato Gigi Soriani con il suo cavalluccio luminoso pure a Capodanno. Lui non sparerà i fuochi, ma farà, diciamo così, accenderà le luci intermittenti del cavallo luminoso, e voi non sapete dove si accendono, in ogni parte del cavallo, pensate, sotto gli zoccoli, sulla criniera, negli occhi, in bocca, dietro, davanti, sulla schiena, insomma dappertutto, dappertutto. E bravo Gigi Soriani, quest'anno ti sei superato. A tra poco con gli allenatori italiani, saluto Mario Palligiano, auguri di un grande 2022 anche a lui e famiglia, e insomma noi ci facciamo gli auguri tutti perché ne abbiamo bisogno, eh. Auguratevi, anche se a distanza, auguratevi un grande 2022 che possa essere diverso dal 2021 e dal 2020, almeno questo. A tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Rieccoci in diretta per Marte Sport Live, voce ai protagonisti, ultimo appuntamento dell'anno 2021. Deo scrive: viva il volersi bene, è vero. Ci scrive: non ascoltavo Radio Marte da molto tempo, in passato telefonavo spesso ai programmi sportivi, mi dissero di non telefonare, ci rimasi troppo male. Beh, chissà quanto tempo fa, perché noi insomma siamo ben contenti invece di interagire senza filtri con i nostri amici ascoltatori. Mi permetto che se uno vi telefona in primis lo fa perché vi vuole bene, per partecipare al programma. Caro Deo, telefona quando vuoi, perché noi siamo qui proprio con i telefoni aperti. Il presidente degli allenatori italiani, Renzo Olivieri. Presidente, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi. Tra poco ci faremo gli auguri come si deve, caro presidente. Grazie. Però, oggi è l'ultimo giorno dell'anno, se le devo chiedere, se le chiedo un'occasione. Dico, se le chiedo un bilancio del 2021, anno solare dal punto di vista federale del calcio in Italia. Ma è stato un anno difficile, la federazione credo che abbia fatto cose importanti nella gestione di un periodo come questo, per cui
e noi siamo contenti di come stanno andando le cose. E in mezzo a tantissime difficoltà c'è il Covid e ci sono le difficoltà che hanno le società, e quindi prendendo atto di tutto questo io credo che l'opera di Gravina, di tutto il Consiglio federale, di tutta la federazione sia stata un'opera importante in questo momento. Beh, poi c'è stata la vittoria dell'europeo, che è certamente l'icona dal punto di vista dei successi di questo 2021. Sì, sì, sì. Presidente, ma avete discusso dell'eventualità dello spostamento della giornata del 6 gennaio, cioè fra 7 giorni, visto che ci sono casi di Covid in tutte le squadre italiane, praticamente? Ma bisognerà vedere quello che sta succedendo. Perché è importante rendersene conto momento per momento, quindi vedremo i prossimi giorni. Io credo che siano determinanti per questa scelta i prossimi 2-3 giorni. Perché c'è l'ipotesi, c'è la possibilità comunque che venga. Ma insomma, se dovesse essere una situazione emergenziale, sicuramente sì. Presidente, un'altra curiosità, perché in queste settimane abbiamo sentito un po' di allenatori, adesso non faccio nome, che non allenano in questo momento, sono disoccupati, e 2 o 3 di loro hanno detto: se un allenatore oggi non ha il procuratore non riesce ad allenare. Ora lei è il presidente degli allenatori italiani, che storia è questa? Cioè oggi l'allenatore deve necessariamente avere un agente, un procuratore, altrimenti non riesce ad allenare? Ma un agente o un avvocato, il procuratore non c'è più. No, certo. Il procuratore no, non ci dovrebbe essere. Poi l'assalto dei procuratori al mondo del calcio c'è stato. Io vi dico, nel calcio femminile, dove è proibito, essendo dilettanti, avere il procuratore, oggi i procuratori sono entrati, ma in modo anche violento, andando fuori dalle regole. Le società non ce la fanno a venirne fuori, altrimenti non riescono a fare il mercato. È un'appropriazione che si stanno facendo. Io con qualcuno di loro dice: no, ma noi alle ragazze non prendiamo soldi, solo uno stipendio, il che vuol dire lo stipendio che è un rimborso di 150 euro, e uno gli prende 150 euro su 9 mensilità. Dico, mi sembra una brutta roba questa. Ma lei conferma dentro che è un allenatore? Dentro questo ci sono persone per bene, persone che rispettano le regole. Questo figurarsi, e soprattutto insomma anche ad alto livello si vede così, però ci sono anche persone che vanno fuori dalle regole. Lei conferma comunque che un allenatore oggi, purtroppo, se non ha la gente è difficile che riesca ad allenare? No, non è vero, qualcuno ce l'ha, vedremo come sistemare le cose, perché in Europa è consentito, vedremo di aggiustare la cosa. Però che un allenatore ci abbia un avvocato che al momento della contrattazione, nel buttare giù il contratto, lo possa assistere, questo credo che rientri nella norma generale della vita, così degli affari, e quindi questo ci dovrà essere, andrà regolamentato, nel senso che un procuratore che ha molti giocatori e in più all'allenatore diventa una figura troppo determinante all'interno di una società. Questo andrà regolamentato. Come si spiega, Olivieri, l'iter di Spalletti sulla panchina del Napoli? Le prime 11 giornate 10 vittorie e un pareggio, le successive 8 punti, quindi una media retrocessione. Qualcuno dice, anzi anche i dati lo dicono, che spesso e volentieri Spalletti abbia fatto così con le sue squadre: un inizio folgorante e poi una fase di calo, diciamo da dicembre a fine gennaio, nei 2 mesi centrali. Il calo nei 10 mesi è fisiologico e ce l'hanno tutti, figurarsi. Poi per quanto riguarda il Napoli di quest'anno, il calo credo che sia legato alle assenze. Insomma, questa squadra, c'è stato un momento, è stata falcidiata sui suoi giocatori determinanti, e quindi c'è un calo, c'è poco da fare. Presidente, come passerà questa sera il Capodanno? A casa, perché bisogna riguardarsi. Io sono tra quelle persone che ha paura e quindi cerco, certo, di scansarla la cosa.
tante persone sono andate a prendere un dolce, c'avevo ragazzi intorno che mi venivano a mezzo metro, dico stai distante, no, io più mi avvicinavo e questo veniva dietro, ho dovuto spiegargli, ma tanta gente non ci fa più caso, ormai ha fatto l'abitudine. Noi più anziani ci facciamo più caso perché abbiamo più paura. No, e anche io perché l'ho avuto poi tempo fa, quindi insomma so che significa almeno quello pesante, ecco. Quindi, quindi quello pesante conosco bene, quindi è giusto avere la paura in maniera corretta, ma è giusto avere paura, perché comportarsi secondo anche un po' di paura, un po' di timore. Perché... nel rispetto degli altri, certo, soprattutto. Certo. E allora, Presidente, noi le auguriamo un grande 2022 che sia normale, quantomeno, ecco, rispetto agli ultimi due anni, lo facciamo a lei anche e famiglia. A tutto voi, anche a tutti voi, a tutti i nostri ascoltatori, un abbraccio a tutti. Grazie, un abbraccio a Renzo Ulivieri, presidente degli allenatori italiani. Ascoltiamo questo messaggio vocale WhatsApp, poi tra poco le ultimissime in casa Napoli nel secondo giorno di allenamenti dopo la ripresa in vista di Juventus-Napoli. Sentiamo questo messaggio, Anziani, ciao. Lucio, ciao Lucio, numero 43, il meglio che possiate pensare oltre, grazie di esistere. Però voglio fare una domanda, ma io non ho capito questo decreto per i fuochi, dice fino a, non si spara fino alla alle mezzanotte del 1 gennaio 2000, e dopo la mezzanotte del 1 gennaio 2022 che fanno? Sparano comunque? Non ho capito, io sono proprio scemo. No, ma la mezzanotte del 1 gennaio è la mezzanotte di domani, quindi non si potrà sparare dalle 16 di questo pomeriggio e per un giorno e mezzo non sarà possibile né sparare né vendere, almeno questo è quello che emerge dall'ordinanza del sindaco di Napoli Manfredi, quindi testualmente scritto dalle 16 del 31 dicembre alla mezzanotte del 1 gennaio. Ora la mezzanotte del 1 gennaio non è la mezzanotte del 31 dicembre, quindi non è qualche ora dopo le 16 di oggi, ma è esattamente 36 ore dopo le 16 di oggi, quindi è in pratica alla mezzanotte di domani, 1 gennaio. Non si possono sparare fuochi e non si possono vendere fuochi. Pena, confisca e sequestro dei fuochi e multe da 25 a 500 euro. Andiamo in pubblicità, tra poco le ultimissime notizie in casa Napoli a 7 giorni da Juventus Napoli. Marte Spotlight. Marte Spotlight. Rieccoci in diretta per Marte Sport Live, voce ai protagonisti, Gianluca Gifuni insieme a voi per l'ultimo appuntamento dell'anno 2021. Gigi Soriani adesso è in regia e ascoltiamo questo messaggio vocale, eccolo qui. Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Manuel, innanzitutto Buongiorno, Manuel. Auguri a te, auguri a te famiglia e marziani. Comunque secondo me la cosa peggiore di quest'anno per quanto riguarda il calcio Napoli non è Napoli-Verona che avete mandato prima in onda, ma è Napoli-Cagliari, gol annullato Osimhen, perché dite quello che volete, è lì che ci hanno fatto perdere la Champions, forse lì l'avranno fatta perdere al Napoli, poi il Napoli però l'ha persa di suo con il Verona, questa è la verità. Sentiamone un altro e poi... Buongiorno. Capisco tutto quello che dite, ma perché non si può sparare? Mica lo diciamo noi. Dei fuochi d'artificio nella nostra tradizione che è sempre, certo, fatto, e penso che non c'è niente di male se i fuochi non sono illegali. Scusatemi, è una libera vendita, quindi non trovo niente di illegale. No, caro amico, innanzitutto non lo diciamo noi, ma lo stabilisce una ordinanza del sindaco di Napoli Manfredi che è stata emanata nella giornata di ieri, per cui è illegale. Cioè, noi possiamo dire quello che vuoi, ma poiché non è che lo diciamo noi, è illegale perché un'ordinanza del sindaco di Napoli stabilisce che non è possibile né sparare fuochi d'artificio di qualunque genere, neanche le stelline per intenderci e le micce, e
possibile neanche la libera vendita, quindi pena, sanzioni pecuniarie, sequestri e confische. Ma non lo diciamo noi, quindi ovviamente né noi né tu né nessun altro può dire quello che vuole su questa storia, perché la legge, cioè un'ordinanza del sindaco di Napoli, stabilisce che è vietato sparare e vendere i fuochi d'artificio per un giorno e mezzo dalle 16 di oggi. Tutto qui. Pasquale Tina, buon pomeriggio. Ciao Gianluca, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Allora, qual è la situazione in casa Napoli innanzitutto, al secondo giorno di allenamenti dalla ripresa? Il Napoli già si è allenato questa mattina, quindi come dire un ultimo dell'anno in campo, ma è evidente che bisogna come dire cominciare a preparare questa sfida del 6 gennaio contro la Juventus. Abbiamo avuto ieri sera tardi la notizia della positività di Elmas, ma la positività riscontrata in Macedonia, quindi il giocatore non è rientrato dalle vacanze, invece i tamponi effettuati ieri tra la mattina allo stadio e il pomeriggio a Calcio Culturno sono risultati negativi. Spalletti sta cominciando una serie di lavori specifici anche per i giocatori che adesso sono a disposizione, avendo la settimana tipo poi diciamo preparare la partita con maggiore tranquillità. Ovviamente Gianluca, c'è da curarsi che non ci siano altri assenti o altri casi di positività tra qualche giorno, certo. Il Napoli non ha già di fatto Lozano, Elmas, Osimhen, che come hai tu detto prima, avendo rinunciato alla Coppa d'Africa non è stato più convocato dalla Nigeria, appena si sarà negativizzato tornerà in Italia, farà la visita di controllo dal professor Tartaro e poi dopo questa visita si metterà a disposizione del Napoli con un piano di recupero per tornare a dare una mano al Napoli, magari metà, verso fine gennaio, però è importante insomma che il Napoli recuperi il suo centravanti il più presto possibile, perché senza Osimhen le difficoltà offensive sono state davvero tante. E allora, caro Pasquale, visto che siamo in chiusura, abbiamo dato le notizie che dovevamo ai nostri radioascoltatori appassionati sul Napoli nell'ultimo giorno dell'anno 2021, è il momento degli auguri, li facciamo insieme, insomma tutta la nostra squadra al completo. Dall'altro lato ci sono Massimo D'Alessandro. Massimo, buon pomeriggio. Ciao, buongiorno, ciao Gianluca, ciao a tutti. Buongiorno, auguri. Buongiorno a Massimo D'Alessandro e buongiorno a Dario Sarrataro. Buongiorno Dario. Eccoci, buongiorno Pasquale. Ciao Gianluca, ciao ragazzi, tutti amici all'ascolto. Allora, in un abbraccio diciamo così virtuale in questo momento, però è il caso di fare gli auguri. Allora io comincerei da Dario Sarnataro. Come trascorri la giornata, caro Dario? Ovviamente mangiando, mi sembra. Ma questo insomma è anche tanto, davvero, direi, anche tanto, ecco. È anche tanto. Domani ci sia normalità anche nel calcio, perché la normalità nel Napoli significa anche riavere un po' di giocatori a disposizione, ma innanzitutto normalità per noi e per quelli che ci ascoltano. Massimo D'Alessandro, insomma, finisce un anno tribolato, altalenante, sia dal punto di vista calcistico che dal punto di vista della vita quotidiana. Ecco, qual è l'augurio che possiamo fare ai nostri radioascoltatori, ai nostri amici? 2020-2021, due anni orrendi per tutti, per mille motivi, e la speranza è che questo 2022 ci restituisca un po' di serenità, un po' di normalità e soprattutto di libertà per tutti. A proposito delle mangiate a Capodanno, anch'io eviterò di assembrarmi, sono in pochissimi stasera, ma vorrei diciamo fare un circoletto rosso a quanto ha detto San Natale poco fa, perché mentre ad esempio io, Pasquale, anche Gianluca, insomma, siamo vagamente rotondi, Sarnatè, quindi si nota che mangiamo volentieri e spesso. Sarnataro invece è una un ottima forchetta, e dal look non si direbbe, ma è abbastanza spaventoso. Ma è una taglia in più, perciò. Lui come se la taglia in più, esatto, trucchetto. Lo sai che fa? Lo sai che fa? Secondo me lui mangia stasera, poi a mezzanotte, poiché non ci saranno neanche i fuochi, ce ne saranno pochi di artificio, scende con la tuta e si fa un'ora e mezza di corsa, e fa ogni volta questo. L'ha fatto anche a Natale, so, alla vigilia, proprio. Quindi certo, lui smaltisce, ecco. Sì. Gianluca, fai una cosa anche a me. E come no, Pasquale? No, io volevo dire, voglio come dire riprendere le parole che hai detto prima. Io mi auguro che presto questo abbraccio possa essere di nuovo reale, perché anche noi, no, abbiamo dovuto cambiare le nostre abitudini lavorative, sentirci più a telefono, vederci meno, quindi mi auguro che ma più presto l'abbraccio sia reale.
Ecco, allora, prima di salutarci, ci arrivano da Parigi, da Angelo, gli auguri a tutto lo staff di Radio Marte, un magnifico 2022 per tutti voi. Io mi auguro che calcisticamente parlando, come bellezza, anche come insomma appeal, come emozioni, il 2022 sia, diciamo così, vagamente vicino a questo che stiamo ascoltando, che è uno dei migliori momenti calcistici dell'anno 2021. Sentite. Contro il pallone, libero a destra, Rosano riceve a una quindicina di metri al vertice sinistro dell'area di rigore della Lazio, parte sul traversone, raso terra, ancora Mertens fermato, poi Zielinski, il Napoli in vantaggio. Esattamente al settimo minuto, nel corso del primo tempo, cambia il parziale al Diego Armando Maradona di Napoli. Zielinski con un pendente di sinistro di rara potenza e precisione allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conduce il Napoli per 1-0. La rete al settimo minuto, quella di Piotr Zielinski. Attenzione ancora al Napoli, profondità, il lancio per Insigne, posizione di alla sinistra, va in mezzo Mertens, una finta, la palla sul sinistro, poi sul destro, capolavoro di Driss, Ciro, Mertens, il raddoppio del Napoli. C'è Lozano, c'è la conclusione meravigliosa di Driss Mertens, il 3-0 del Napoli, un gol pazzesco del 14 con l'interno del piede a cercare, a trovare un incrocio dei palli remotissimo con una traiettoria lenta ma inesorabilmente beffarda per l'estremo difensore biancoceleste che ha visto il pallone insaccarsi alle sue spalle. Il Napoli che conduce per 3-0. Ecco, 3-0 finirà 4-0, Napoli-Lazio del 28 novembre con un grande Mertens, un grande Napoli, un grande gioco, è una semplice metafora per augurarci un anno, diciamo così, vicino a questa bellezza, a tutto tondo. Dario Sarnataro. Sì, sì, infatti che sia appunto una metafora per tutti, non una meteora invece quel Napoli, ma non credo, perché può tornare con i giocatori a disposizione a essere anche spettacolare oltre che vincente. Auguri a tutti, cari amici. E allora, Massimo, hai sentito, insomma, questo è uno dei momenti migliori del 2021, dobbiamo prenderlo ad esempio, insomma, come speranza. Ma ne verranno altri, ne verranno altri, sono sicuro, il Napoli è forte e si riprenderà, non so se alla fine quest'anno riuscirà a vincere qualcosa, è quello che ovviamente tutti quanti noi ci auguriamo, ma di vittorie importanti questa squadra ne farà tantissime altre, ne sono sicuro. Mi raccomando, Pasquale Tina, Massimo D'Alessandro, Dario Sarnataro, stasera bevete, cercate di bere bollicine campane, perché insomma vanno alla grande e stanno crescendo tantissimo, quindi che sia di Aglianico Rosé o di Falanghina Brut Bianco, però insomma se ce la fate bevete bollicine campane che insomma meritano di crescere perché sono già altissimi livelli. E detto questo, non possiamo non aggiungere che noi da lunedì prossimo saremo sempre, come fatto per tutto l'anno 2021, al fianco dei nostri amici ascoltatori e appassionati, con un palinsesto sempre più ricco. Vero Dario Sarnataro? Assolutamente sì, presentissimi, ovviamente siamo tutti concentrati su Juve-Napoli, ma saremo sempre presenti anche con alcune sorprese. Vero Massimo Alessandro, insomma siamo pronti per dare tutto e di più ai nostri amici ascoltatori. Ah, sempre presente, Radio Marte c'è sempre, e ringraziamo sempre i nostri ascoltatori per l'affetto con cui ci seguono. A me personalmente un augurio che mi faccio è quello di riuscire a mangiare, a non ingrassare come Sarnataro, a nascondermi tra le fresche frasche di Castelvolturno come fa Pasquale Tina. Allora, sai che devi fare, Massimo? Tu stasera a mezzanotte, se insomma non hai niente da fare, prendi l'auto e raggiungi Sarnataro a Casore, vedrai che in tuta, ti metti anche tu in tuta. Io qualche volta lo farò, devo esserti sincero, bene, perché questo è il segreto, è il trucco. Tutti e quattro ubriachi a cacciare al suolo, questo io posso fare dopo la notte. Allora, Pasquale Tina, tu sei pronto invece per raccontare da Castelvolturno per tutto il 2022 quello che accadrà in casa Napoli, ovviamente, quindi Gianluca, speriamo di raccontare calcio e non Covid. E allora con gli auguri davvero da parte di Radio Marte, di Marte Sport Live, voce ai protagonisti, che ci salutiamo qui, salutiamo Pasquale Tina. Pasquale, un abbraccio, ciao, auguri, ragazzi, davvero a te famiglia. Auguri, ciao. Grazie Pasquale, un saluto e un augurio a Massimo D'Alessandro. Massimo, ci rivediamo e ci sentiamo nei prossimi giorni, ovviamente. Ciao a tutti, auguri, libertà per il 2022 per tutti e forza Napoli.
Grazie a Massimo D'Alessandro e auguri, e auguri a Dario Sarnataro, il maratoneta del post, diciamo così, gastronomico. Ecco. Scusami, ma, a meno che tu non faccia diete strane, prendendo quelle sostanze strane dopo. Ma io peso 84-85 kg, mica peso poco. Vabbè, comunque auguri e sorrisi, grazie per l'augurio. Magari provo a bruciare un po' di calorie, di calorie in eccesso. Dal 3 in poi, però, ormai. Grazie, auguri a Dario Sarnataro. Grazie, auguri a Dario Sarnataro. Signori cari, siamo in chiusura. Dunque, Marte Sport Live si congeda dal 2021 e riprenderà lunedì con i consueti appuntamenti sempre più intensi, giorno dopo giorno, mattina e sera, sempre insieme a voi, sempre al vostro fianco. Auguri di un sereno capodanno per tutti, e auguri di un grande 2022 che sia quantomeno normale e certamente diverso dagli ultimi due anni che abbiamo trascorso. Grazie a Gigi Soriani e Mario Palligiano in regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Da Gianluca Gifuni è tutto, auguri a tutti e buon anno, buon 2022, a lunedì.